Gli anni di piombo, il terrorismo, l'arresto, il carcere e l'OPG. La storia di Ezio Rossi diventa un film. È un ripercorrere una vita all'introverso, all'indietro, ritrovando dei valori e ritrovando gli sbagli che si è fatto. L'unica mia possibilità era chiedere un perdono, e lo faccio in questa occasione qua della conferenza stampa, rispetto alla vittima che c'è stata in tutto questo. Il resto è una crescita, penso, per una società che non ha la esatta misura di quello che è l'OPG. Io nella mia vita l'ho conosciuto 3 volte. Primula Rossa accende i riflettori sulla storia di Ezio, nel film Ennio, la storia simbolo di chi cerca riscatto dopo gli anni di detenzione e di annichilimento trascorsi negli ospedali psichiatrici giudiziari. La narrazione parte dalla sua vita per fare una più ampia panoramica sulle realtà degli OPG. Vogliamo mantenere un rispetto per queste persone e raccontiamo le loro vicende, che ci sono a volte più comiche, a volte molto drammatiche, e abbiamo cercato di mantenerci un po' nella sobrietà e nella semplicità. Se a salvare l'internato nel film è uno psichiatra, nella realtà messinese è la Fondazione di Comunità, produttrice del film, a riportare alla vita 60 persone con il progetto Luce e Libertà. È il modo per raccontare la necessità nel nostro mondo e nel nostro paese di avere sistemi di welfare capaci di dare alle persone, a tutte le persone, una seconda opportunità, senza naturalmente nulla togliere alla giustizia che deve fare il suo corso. Cast e troupe sono in gran parte siciliani, così come le location. Le riprese si sono concluse a Forte Petrazza, dove più che mai hanno convissuto, scontrandosi, il senso di libertà del panorama sullo stretto e la condizione di costrizione e pena degli internati negli OPG.